cardinali perché incardinati nella Chiesa di Roma. Non una onorificenza, ma una dignità. Lo spiega Papa Francesco alle nuove venti porpore, espressione della Chiesa Universale, presiedendo il Concistoro nella Basilica Vaticana, al quale ha preso parte anche Benedetto XVI. La riflessione del Pontefice si articola sull'inno alla carità di San Paolo, parole guida, afferma il Papa, per il vostro ministero. Carità magnanima e benevola, perché ama senza confini, non invidiosa, non vanitosa, né piena di orgoglio, tentazione alle quali non sono immuni le dignità ecclesiastiche, e per questo occorre risaltare la forza divina della carità che trasforma il cuore. La carità, poi, non manca di rispetto, né cerca il proprio interesse, perché chi la vive è decentrato da sé. Chi è autocentrato manca inevitabilmente di rispetto e spesso non se ne accorge, perché il rispetto è proprio la capacità di tenere conto dell'altro, di tenere conto della sua dignità, della sua condizione, dei suoi bisogni. Chi è autocentrato cerca inevitabilmente il proprio interesse e gli sembra che questo sia normale, quasi doveroso. Tale interesse può anche essere ammantato di nobili rivestimenti, ma sotto è sempre il proprio interesse. Invece la carità ti decentra e ti pone nel vero centro, che è solo Cristo. Allora sì, puoi essere una persona rispettosa e attenta ai beni degli altri. Infine il Papa mette in guardia dall'ira covata dentro, Paolo, che porta a tenere conto del male che si riceve, ricorda invece che l'uomo di Dio è affascinato dalla verità in Cristo. Nella carità che tutto scusa, crede, spera e sopporta, c'è il programma di ogni vita spirituale e pastorale, ma Francesco ricorda pure che tutto viene da Dio, che è amore. Per questo bisogna essere incardinati nella Chiesa e docili allo Spirito Santo. Poi il giuramento dei nuovi cardinali, l'imposizione della berretta rossa, la consegna dell'anello e del titolo, la diaconia di appartenenza. Infine, al termine del rito, il concistoro ordinario pubblico per la canonizzazione delle beate Giovanna Emilia de Villeneuve, Maria di Gesù Crocifisso, Maria Alfonsina, Daniela Gattas.